22.47, sempre in diretta con Focus. Abbiamo parlato con Walter Onichini in diretta, intervistato da Valentina Visentina, abbiamo visto la marcia. Il titolo di stasera è Salvini blinda i confini, tutti in marcia per Walter. Salvini è stato a Trieste per siglare un accordo con Slovenia e Croazia per controllare il flusso dei migranti sulla rotta balcanica. Intervista esclusiva della Repubblica. Carola racconta la sfida della Sea-Watch, rifarei tutto. E intanto la capitana ha querelato il capitano, che dice: non mi fa paura, è una viziata tedesca. Allora, io direi con Fabrizio Bazzoni e Nicoletta Rizzetto, vediamo anche quel che Salvini ha detto sull'autonomia, ed è una dichiarazione che da una parte alimenta speranze, dall'altra ha fatto dire a molti: ma come? No, allora una mezza via, trovarsi tra una mezza via con i 5 Stelle vuol dire un'autonomia non completa. Vediamo, però sentiamo cosa ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Interni. Abbiamo fatto una riunione mercoledì, ne abbiamo un'altra lunedì. Alle ore 14, ormai io sono abbastanza esperto della materia, alcuni amici dei 5 Stelle si stanno facendo esperti della materia riunion facendo, noi abbiamo pazienza, quindi stiamo sviscerando dalla scuola alle sovrintendenze, ai permessi ambientali, alle concessioni autostradali, tutto lo scibile umano. Io conto che ci sia a breve in Consiglio dei Ministri l'approvazione di una pre-intesa sottoscritta dalle regioni che soddisfi entrambe le parti. È chiaro che fra il 100 e il 20 ci si può, come punto di partenza, trovare a mezza via, anche perché c'è nel contratto di governo, l'hanno votato milioni di cittadini, ci sono altre 7 regioni che hanno fatto richiesta di cominciare lo stesso percorso virtuoso a nord, a centro e a sud. E quindi io sono stato all'assemblea di Confartigianato, quindi un organismo sicuramente che non c'entra nulla con la politica, che confermava che un percorso di autonomia virtuosa serve alla crescita armonica di tutto il paese, e quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 riunioni, se servirà ne faremo 5, 6, 7, poi finiremo di fare riunioni. Noi le idee chiare ce le abbiamo, Zai è pronto, Fontana è pronto, la Lega è pronta, aspettiamo che tutti siano pronti, però mi sembra che si siano fatti dei passi in avanti positivi. Mi sembra che si siano fatti dei passi in avanti positivi. Lunedì c'è una riunione, nell'ultimo CDM notturno il consigliere Sandonà si è raggiunto un accordo di massima sulle risorse. Adesso lunedì si parlerà di competenze. Si vede la luce in fondo al tunnel, secondo lei, o è ancora lungo il percorso? No, si vede, sicuramente si vede la luce in fondo al tunnel, e abbiamo visto, insomma, lunedì c'è una riunione che parte alle 14.30, quindi credo ci sarà del tempo per discutere, però c'è da dire che noi in Veneto le idee ce le abbiamo chiare già da illo tempore, da quando abbiamo presentato una proposta seria, una base, diciamo, seria di discussione che riguardava tutte le 23 materie. Abbiamo presentata qualche settimana dopo il referendum di ottobre 2017, e poi invece si vede, si legge sui giornali, si sentono delle prese di posizione di qualche politico, diciamo, che poi mi piacerebbe sentire ripetere le stesse cose, per esempio in Veneto, tipo il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Cioè, questa signora oggi ha rilasciato una intervista a Zapping, anche a Zapping, sì. Io ho letto quella, sì, che ha detto sul Corriere, sul Gazzettino, ha rilasciato una lunga intervista in cui dice che tutto sommato sta trovando le soluzioni per salvaguardare la coesione nazionale. Ecco, io certe frasi semplicemente non le accetto, perché autonomia qui in Veneto, significato che gli abbiamo dato, ma anche il sostantivo, tutto quello che abbiamo riempito di forma, diciamo, queste famose 23 materie, questa legge regionale che è stata approvata con più di 60 articoli, con delle ben precise richieste, non è sicuramente una legge che va contro la coesione nazionale o che mira a creare due
due Italie, la legge spacca Italia è stata denominata, diciamo, da alcuni giornali. Ecco, questi sono termini che noi assolutamente non accettiamo in misura totale, perché qua, se no, bisogna avere il coraggio di dire che noi non accettiamo la sfida con il futuro, la sfida all'efficienza, la sfida di una pubblica amministrazione che finalmente produca, che abbia dei risultati, dove la famosa siringa da 50 centesimi in certe determinate regioni costi i 10 centesimi che costa per esempio in Veneto, facendo risparmiare decine di miliardi di spesa pubblica nazionale, diciamo l'intero paese, che si potrebbero utilizzare meglio, noi diciamo, nelle regioni virtuose, perché solamente, e facciamo sempre l'esempio della sanità, che è una materia di fatto autonoma, di cui si discute solo le grandi, si discutono le risorse a livello nazionale e le grandi linee in conferenza Stato-Regione, ma di fatto è governata la Regione. Allora, se la Regione Veneto lo sa fare meglio rispetto ad altre regioni e ha una percentuale di pubblico interna doppia o tripla rispetto per esempio alla Lombardia, dove pure c'è una sanità molto efficiente, ecco, però qui in Veneto abbiamo l'efficienza ma anche, abbiamo anche il pubblico in percentuale maggiore. Allora, se si crea questo principio di competitività fra le regioni, fra le singole realtà, anche pensiamo ai nostri ospedali, cioè abbiamo delle vere e proprie eccellenze nel Veneto dove, che attirano, diciamo, un cosiddetto turismo sanitario, sanitario che porta anche risorse nelle nostre casse e che fa crescere maggiormente ancora l'efficienza, l'economicità, la bravura, diciamo, delle nostre strutture ospedaliere. Questo intendiamo con autonomia e intendiamo rapportare e spalmare questo sistema efficiente, lo vogliamo spalmare nelle altre 23 materie, quindi per esempio nella cultura, nella scuola. Noi non cambiamo la presa di posizione dei sindacati, per esempio, a livello non solo nazionale, ma anche a livello veneto, che riguardano, diciamo, la difesa dei contratti a livello nazionale, di certe determinate salvaguardie o cose di questo genere. Perché se noi gli insegnanti li possiamo pagare di più, gli possiamo dare una sorta di meritocrazia all'interno del sistema veneto, possiamo fare quello che è già fatto, che è già di fatto, per esempio, nella provincia autonoma di Bolzano. Perché non lo possiamo fare? Perché non possiamo applicare questo? Perché dobbiamo, cioè, io non accetto certi determinati metodi, certe determinate diciamo anche espressioni che vengono utilizzate, diciamo, da persone che si muovono come portatori di interesse, ma non tengono conto, per esempio, il ministro Lezzi, che credo sia una persona che è stata votata, diciamo, all'interno dei 5 Stelle, ma di sicuro rappresenta una parte di quello che è anche l'universo dei 5 Stelle, non si rendono conto che alle spalle di Veneti c'è un referendum di 2.300.000 persone che vogliono una pubblica amministrazione finalmente all'altezza, diciamo, del sistema privato che abbiamo qui. Cioè, la locomotiva tira tanto nel privato, lanciamo questa sfida anche nel pubblico. Allora, solo i pidioti potevano pensare che quei giovanotti in splendida forma potessero suicidarsi buttandosi in mare. Mamma mia quanto sono ridicoli. Vediamo una notizia dal Fatto Quotidiano. Il leghista Fontana, ministro della famiglia e nuovo commissario della Lega in Veneto, assegno da 100-300 euro per figli fino a 26 anni, propone Fontana, fonti dei 5 Stelle, gioca a tombola, quindi su questo c'è ovviamente, diciamo, il contrasto. Adesso torniamo dal deputato Covolo, però vediamo cosa dice sull'autonomia anche la Simonetta Rubinato, che era qui in studio e che è una convinta autonomista. Vediamo. È fissato lunedì alle 13 il nuovo round sull'autonomia regionale. Si tratterà sulle competenze da cedere subito alle regioni, ma più di qualcuno chiede di rimettere al centro il tema economico. Tradotto, quanti soldi lo Stato lascerà alle regioni in relazione alle competenze relative. E qui c'è l'inghippo della spesa storica, ovvero quanto al momento lo Stato spende per i servizi nelle singole regioni, perché, lo dimostra questo documento ministeriale, in Veneto Roma risparmia tantissimo rispetto a quasi tutte le altre regioni. Questo è il passaggio che tanto impensierisce chi da sempre si batte per l'autonomia del Veneto. Ci sono disparità enormi tra regioni a statuto speciale, ma anche tra regioni a statuto ordinario. Per cui la garanzia che il Veneto deve avere è che dal costo storico si passi al fabbisogno standard, che è il fabbisogno finanziario minimo per dare
dare un servizio di una qualità adeguata. Un calcolo che per legge lo Stato avrebbe dovuto fare da anni e che ora pare addirittura stralciato dalla bozza d'accordo con le regioni, proprio perché non si riesce a calcolare, col rischio che al Veneto rimangano solo le briciole. Nell'intesa fino a qui era stabilito che se in 3 anni lo Stato non fa la sua parte, cioè calcola i fabbisogni standard, è costretto a dare al Veneto la media nazionale pro capite, che è comunque un numero che è superiore al costo storico rispetto a quello che oggi si spende lo Stato in Veneto. Questa norma è sparita da quello che si legge sui giornali, e questo significa che lo Stato non ha più nessuno che gli tiene il fiato sul collo per calcolare il fabbisogno standard, e quindi potremo continuare altri 10 anni a costo storico. E allora a quel punto la domanda è: perché il Veneto dovrebbe portarsi a casa delle materie, delle funzioni, quindi delle responsabilità verso i propri cittadini, con risorse inadeguate? Non è che poi per pagare i servizi sul territorio succede quello che già succede per le autostrade, le strade, che ce le dobbiamo pagare 2 volte? Questa era Simonetta Rubinato. Certo, non, se dovessero restare i costi storici non andremo nella direzione giusta, no? Però si è detto, l'impegno mi pare anche nella preintesa, quella addirittura con Gentiloni, era che poi si passava ai costi standard, no? 3 anni mi pare. Vanno evitate parole della serie a cercare una soluzione di compromesso, perché sì, occorre portare a casa quello che hanno chiesto, sì, i veneti con il referendum del 2017, quindi le 23 materie. È inevitabile che prima di definire i livelli essenziali delle prestazioni che sono previsti dall'articolo 116 della Costituzione quale precondizione per l'autonomia, e prima di definire i costi standard occorre partire dal costo storico, ma è una soluzione temporanea. Inizialmente si ipotizzava che dovessero durare 5 anni, ora vorrebbero ridurli a tre. Poi come definiamo il costo standard? In base alla media ponderata, mediana, cioè occorre pensare anche a quello. E tuttavia, ripeto, è una condizione transitoria quella di partire dal costo storico, che in questo momento inevitabilmente avvantaggerebbe le regioni sprecone, quindi le regioni del sud. Sì. Quello che è da evitare, a mio avviso, è l'istituzione del fondo perequativo che vorrebbero i 5 Stelle, sì, che verrebbe alimentato dall'extra gettito dei tributi riferibili al nostro territorio. Sì. È questo che vorrebbe il ministro Lezzi e che a mio avviso va evitato. Il ministro Lezzi era stato sentito in audizione anche in commissione quando abbiamo parlato del decreto crescita, del fondo di coesione e del decreto salva Roma, e si era espresso in termini molto dubbiosi nei confronti dell'autonomia. Io percepisco una mancanza di convinzione nei nostri alleati, è questo che mi lascia molto perplessa, sì, e io vorrei che il ministro Salvini non si fidasse troppo dei 5 Stelle. Senta, sai che ogni tanto si dice, ma il ministro Salvini tutto sommato non è così convinto dell'autonomia, perché in fondo non vuole scontentare la Lega Nazionale che ha ottenuto grandi risultati anche al sud, peraltro in presenza della campagna per l'autonomia, per cui non risulta che il sud ce l'abbia su con gli autonomisti in sostanza. No? A mio avviso il ministro Salvini ha a cuore proprio l'elettorato, tanto che sia del centro-nord quanto che sia del centro-sud. L'autonomia è una delle questioni fondamentali che è prevista dal contratto di governo, ed è chiaro che l'alleanza con i 5 Stelle può continuare soltanto se possiamo lavorare serenamente per portare a casa i nostri obiettivi. Lo ha ribadito anche ieri sera Salvini, era ospite di una trasmissione a Rete4. C'è. Nonostante tutti ci chiedano di tornare al voto, abbiamo intenzione di continuare a lavorare, chiaramente se si può continuare a lavorare alacremente per cercare di conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati, altrimenti l'alleanza dovrà inevitabilmente saltare perché non avrà più senso. E tra le questioni che ci stanno a cuore c'è sicuramente l'autonomia delle regioni a statuto ordinario che l'hanno chiesta, quindi Veneto, Lombardia, Emilia e quant'altro, e poi la flat tax, che è un altro dei cavalli di battaglia della Lega. Abbiamo introdotto un primo esperimento per il 2019 che verrà implementato nel 2020 con l'imposta sostitutiva del 20% per coloro che hanno percepito compensi e ricavi tra 65.000 e 100.000 euro, quindi per il prossimo anno, e vogliamo arrivare ad una definizione completa di tassa piatta, quindi ad una aliquota unica. E vorrei spendere anche alcune parole rispetto a alcuni messaggi che ho visto prima e che chiedevano perché non è stata applicata la legge della legittima difesa nella nuova formulazione.
La nuova formulazione dell'articolo 55 del codice penale non elimina la discrezionalità dei giudici, cerca di limitarla, ma purtroppo non le può eliminare, e nel caso di specie penso che le prove siano state valutate erroneamente, per cui abbiamo fiducia che in un prossimo grado di giudizio verranno valutate e riviste, e quindi che si possa addivenire ad una soluzione diversa. E la scriminante della legittima difesa rispetto a quel che è stato detto prima opera solo in caso di utilizzo di armi legittimamente detenute, quindi da parte di chi rispetta tutti i requisiti che sono previsti dalla legge. E un'ultima considerazione, io ero stata un paio d'anni fa ad un convegno del giudice Camillo Davigo all'Università di Vicenza, e ci aveva chiesto qual è la cosa peggiore che possa capitare ad una persona: essere ucciso. Ed effettivamente l'Italia ha un numero inferiore di omicidi rispetto ad altri paesi. Tuttavia la percezione della sicurezza è distorta anche dal fatto che non tutti denunciano o querelano quando sono vittime di particolari delitti o di particolari reati. C'è molta reticenza. Perché si ha la sensazione che le procure non lavorino e che quindi i procedimenti non vadano avanti. Ma questo perché? Perché in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, per cui il PM è costretto a prendere in mano la querela anche per il furto di una mela. Certo. Se invece ci fosse, potesse agire discrezionalmente e perseguire soltanto determinati crimini più efferati, forse i processi per i casi più importanti, più gravi, avrebbero uno svolgimento diverso. La discrezionalità servirebbe, no? Nel sistema di common law i PM sono eletti e si presentano con un programma elettorale, per cui si stabiliscono loro quali crimini perseguire in modo prioritario. In Italia invece sono costretti a trattare tutti i delitti, tutti i reati allo stesso modo. Ma questo non deve disincentivare le persone dall'andare dai carabinieri, dal denunciare e dal querelare quando si sentono vittime di qualche reato o di qualche sopruso. Giustissimo, è fondamentale la collaborazione dei cittadini. Come può il potere giudiziario reclamare la propria autonomia dalla politica quando fa politica con sentenze assurde sulla pelle di povera gente che li paga? E questo trovo che sia molto pertinente questa analisi, e abbiamo visto anche che il potere politico, il potere giudiziario hanno a volte delle collusioni e delle commistioni gravissime, perché addirittura si vedono nei bar per decidere a tavolino nomine al di là invece dei concorsi e delle scelte che invece devono seguire certe regole, no? I giudici dovrebbero essere eletti dal popolo, poi vedremo se continueranno a difendere i delinquenti. 23.05, io direi di vedere un servizio, Fabrizio, sui risparmiatori. Questo è un altro versante dove c'è ancora molta paura, perché il fondo è stato varato, i decreti attuativi sono stati varati, però ancora questi soldi per il momento non si sono ancora visti, così come ci si aspettava di vedere, ma non prevale il pessimismo, almeno su questo. Vediamo il servizio. Risposte chiare, indicazioni precise per arrivare pronti e preparati. Sono oltre 300.000 tra azionisti e obbligazionisti risparmiatori coinvolti nel crack delle popolari venete che potranno accedere al fondo di indennizzo. La prima data importante dovrebbe essere il 26 luglio, quando si potrà iniziare a presentare la domanda. Ci sono solo 180 giorni di tempo per farlo. Il Comune di Padova e l'assessore Antonio Bressa alle politiche di tutela dei consumatori, visto il gran numero di risparmiatori padovani coinvolti, hanno deciso di organizzare un incontro informativo in sala anziani per la sera del 10 luglio. Qui si potranno ricevere tutte le informazioni dall'avvocato Vincenzo Cusumano, che da anni segue legalmente molti risparmiatori veneti. Per accedere al fondo servono molti documenti, spesso difficili da reperire. Bisognerà trovarsi preparati per quel momento. Sarà una serata informativa in cui daremo tutto il materiale necessario per poter accedere al fondo e daremo tutti gli indirizzi, le PEC, gli indirizzi fisici necessari per poter presentare la domanda. Questi sono i requisiti necessari per accedere al fondo. Uno dei due requisiti: o 35.000 euro di reddito, inferiore a 35.000 euro di reddito, o inferiore a 100.000 euro di patrimonio mobiliare. Nel caso in cui non ci fossero, l'indennizzo non è automatico, ma sarà necessario passare
passare per una commissione che valuterà se c'è stata una violazione degli obblighi informativi. In caso di violazione degli obblighi informativi si potrà accedere comunque. Nelle scorse ore intanto il ministro Tria ha firmato il decreto per istituire una commissione formata da 9 membri per verificare e autorizzare l'erogazione degli indennizi. Poi finalmente potrebbero arrivare i primi risarcimenti. Ecco le tempistiche. I soldi sono già stanziati, c'è 1,5 miliardi in 3 anni, quindi presumibilmente tra 180 giorni ci sarà un piano di riparto e quindi successivamente i soldi nel giro dei prossimi 6 mesi verranno già distribuiti. Servizio Valentina Vicentina, ricordate la sera in cui tagliamo il codino a Patrizio Miatello su una vera poltrona barbiere con un vero barbiere sulle note del Figaro e... perché appunto erano stati risarciti i primi 500 risparmiatori, dopodiché appunto si aspettava e si aspetta per ora che arrivi di nuovo il ristoro per tutti, insomma. Allora, o quasi tutti, i giudici dovrebbero essere eletti, l'abbiamo già vista, quali pensioni ci pagano quei ragazzotti che vengono solo a spacciare droga e a fare le prostitute. Silvia Covolo, lei era stata tra l'altro al centro di una vicenda di cronaca nera, cioè di un'aggressione alla stazione di Padova, no? Arrivò da Roma in treno. Erano proprio i giorni all'indomani delle elezioni del marzo del 2018, era proprio la prima volta in cui scendevo a Roma con i miei colleghi. E quando siamo ritornati a Padova ero accompagnata in stazione dagli onorevoli Bitonci e Germano Rachella e ci stavamo dirigendo verso il parcheggio per andare a prendere l'auto insieme, e quando io sono stato colpito al volto da un ragazzo straniero che era in compagnia di altri due ragazzi, stavano bivaccando in stazione. E quando ho chiesto ragione del loro gesto hanno fatto finta di nulla, e soltanto nel momento in cui l'onorevole Bitonci ha chiesto spiegazioni hanno chiesto scusa facendo dei gesti un po' strani. E nel momento in cui abbiamo minacciato di chiamare le forze dell'ordine i tre si sono dileguati, per cui ho deciso l'indomani di sporgere querela per la percossa che ho ricevuto. Certo. E quindi mi sono recata in stazione dei carabinieri e devo dire che nonostante non abbia più ricevuto risposta da parte dell'autorità giudiziaria, ho riscontrato che da quel giorno il livello di sicurezza della stazione di Padova è notevolmente aumentato, perché rispetto a quella sera in cui non si vedeva un poliziotto, una camionetta dell'esercito o un vigile urbano che giravano nel piazzale antistante della stazione, devo dire la verità, ogni volta che mi recco a Roma ora vedo la camionetta dell'esercito, vedo sempre carabinieri, polizia, pattuglie che girano. Io perché ho deciso di fare questa querela? Sicuramente non per accanirmi contro questo ragazzo straniero, ma perché ritengo doveroso. Ho ritenuto doveroso lasciare una traccia dell'accaduto anche a tutela di tutti i ragazzi, di tutte le ragazze che ogni giorno frequentano la stazione di Padova per andare all'università o per motivi di studio, perché a mio avviso quella sera la situazione era completamente fuori controllo e non si può permettere che un luogo così frequentato da giovani sia in mano alla criminalità organizzata oppure sia in mano a queste persone che bivaccano, che stazionano senza fare nulla e che si rendono pericolose per gli altri. Allora, e devo dire, ribadisco, ho visto un aumento del controllo e un aumento della percezione del senso di sicurezza generale. Beh, questo è positivo, insomma. No, li chiamano poveri migranti, ma 3.000 euro per sbarcare in Italia riescono a trovarli. Poveri noi, poi a mantenerli, Aquarius da Cona. Allora, spesso si parla di giovani, di spaccio di droga, di alcol, però ci sono anche persone di una certa età che alzano il gomito. C'è un record man che oggi è riuscito per ubriachezza a farsi arrestare non una ma 2 volte e per lo stesso motivo. Vediamo. È stato certamente un giovedì indimenticabile quello vissuto ieri da un'anziana coppia di trevigiani. Lui 70enne e lei 65enne stavano transitando lungo la tangenziale verso paese. La loro Mercedes procedeva lentamente con qualche incertezza che non è certo passata inosservata ad una pattuglia della polizia locale che ha fermato il veicolo e a seguire ha prima chiesto i documenti e poi è proceduto all'alcol test.
Alla prima richiesta il 70enne ha risposto che non li aveva perché la patente gli era stata ritirata qualche mese fa, mentre il secondo ha confermato con un tasso alcolico 3 volte superiore al normale che prima di mettersi alla guida l'uomo era passato al bar degli amici, uscendone solo dopo aver bevuto ben 5 bicchieri di vino. A quel punto è scattato il sequestro e la confisca della Mercedes della moglie, che in quanto a bordo è risultata complice dei reati per i quali tra l'altro dovrà rispondere in procura. Storia conclusa? Nemmeno per idea, visto che nel pomeriggio tutto si è ripetuto sotto la chiesa di San Giuseppe. Il 70enne è stato fermato questa volta da solo al volante dell'appunto, sempre della moglie, e questa volta con un tasso alcolico nel sangue ben 4 volte superiore al consentito. Stesso copione del mattino, salvo per l'auto, che non essendoci la legittima proprietaria non è stata sequestrata. C'è da chiedersi cosa avrà detto la consorte la sera a cena, facendo il bilancio di una giornata che difficilmente dimenticheranno, se non altro per gli appuntamenti in tribunale previsti per i prossimi mesi. Servizio di Lucio Zanato, vediamo l'apertura del Gazzettino. Spesso questi incidenti sono provocati da persone che hanno bevuto. 2 incidenti in A13, coinvolte 5 auto, scoppia l'incendio, muore un 41enne, schianto fra auto e moto, 1 vittima. Insomma, ogni giorno noi diamo conto di quello che purtroppo succede sulle strade. Vediamo se ci sono novità sulla questione dei migranti. Il titolo è sempre questo: il Viminale accusa l'Alex, non vuole andare a Malta. La ONG non è vero. Sindaco, il dopo Cona, qual è? Voglio dire, parlo sempre dell'hub che si è svuotato alla fine, però fino all'ultimo è stato bello pieno, no? Cioè, si era alleggerito, ma non più sì, di tanto. L'azione, diciamo, del ministro del dicembre 2018 ha permesso, attraverso il meccanismo dell'accoglienza diffusa, perché Cona è stata chiusa con il tanto vituperato principio dell'accoglienza diffusa che non doveva esserci, però quando si è stato al governo sono stati distribuiti 386 persone in paesi veneziani e non veneziani, andando incontro a questa necessità. C'è da dire che prima c'era stata un'azione importante che aveva portato da 1500 appunto ai 386, dunque significa che anche prima era successo qualcosa. Cona non deve più, intesa come appunto la vicenda, non deve più assolutamente succedere un'altra volta, ma le leggi oggi che sono in vigore, mi rifaccio una dichiarazione del deputato in precedenza, non vanno incontro comunque a quella necessità urgente di mettere a posto le condizioni, perché sono stati eliminati gli SPRA praticamente di fatto, perché togli l'aspetto economico e dunque non vai più a pensare a poter inserire queste persone nel contesto socio-economico. Vai a mettere per strada un sacco di persone perché non hanno più quell'accoglienza da cui appunto dipendevano, perché erano in sospeso ancora tutte le commissioni. I rimpatri non ce ne sono stati, se non in numeri risibili e ridicoli rispetto alle promesse elettorali, dunque abbiamo messo in strada, oppure qualcuno li ha nascosti, o forse qualcuno sa dove sono andati, commettendo un reato. Cioè oggi quelle 600.000 persone, avendo chiuso i grandi centri, non essendoci alcune condizioni economiche per fare lo SPRAR, beh, insomma, i rimpatri non ci sono. Dove sono andate? Bella domanda, no? Sì. E questo non è sicuramente un tema che può rendere una comunità più tranquilla. Proviamo a immaginare se quelle 1500 persone fossero uscite dai cancelli di quella base, ex base militare, e messe per strada. Questo ovviamente è un tema importante. Probabilmente se ne sono andati, questo. E dunque abbiamo favorito una uscita irregolare, e noi abbiamo fatto quello che gli altri paesi fanno nei nostri confronti, e cioè
signori, non vi vediamo, andate pure. Ecco, poi tra l'altro quando lei era sindaco e c'era una situazione molto difficile, emerse anche le collusioni tra cooperative e addirittura uomini della prefettura, no? Che sono stati anche messi sotto indagine, se non ricordo male. Vicende molto particolari. Di fatto a Venezia c'era questa, era una prassi, chi voleva entrare nella base doveva comunicarlo prima, e dunque se c'era un'ispezione da parte dell'ASL, che le comandavo io le ispezioni, tra le altre cose, ci dava la possibilità alla cooperativa di nascondere qualcosa. È anche vero che abbiamo demandato a della gente impreparata, che prima faceva qualsiasi altra cosa, la gestione di numeri spaventosi. Questo perché la politica ha assolutamente delegato la prefettura a gestire un fenomeno che era incapace sicuramente per struttura, per competenza, e dunque si affidavano a queste cooperative che decidevano loro. Io ricordo quando avevo messo sotto osservazione il fatto che stava operando quella cooperativa senza aver firmato la convenzione, e dunque potendo usufruire di quella fatturazione ora per l'allora, dove si poteva fatturare tutto quello che si vedeva. Allora, ma questo cosa vuol dire? Che il prefetto era incapace, che era colluso? Questo non lo posso dire. Sicuramente in quei frangenti alcuni prefetti sono stati lasciati soli e alcuni viceprefetti sono stati, diciamo così, più vicini alla cooperativa finché le intercettazioni hanno fatto intuire qualcosa. La colpa di tutto ciò che è avvenuto non è addebitabile, tutto ciò non doveva avvenire, questo perché la politica, lo ribadisco ancora, si deve occupare molto prima di un fenomeno che non è emergenziale perché esiste almeno da 50 anni. Allora, grazie a signor Alberto Panfiglio. Il Veneto sta diventando ed è diventato negli ultimi anni una grande location di grandi produzioni straniere italiane. Sta per uscire il film su Spider-Man che è stato girato a Venezia. Luca Guadagnino inizierà a girare un film proprio nell'ex hub di Bagnoli di Sopra, una serie televisiva di questo. Di questo si tratta, altre produzioni stanno arrivando, e l'ultimo film, diciamo, di questa serie di lavori che vedono proprio tanti set in questo territorio straordinario è la storia di Elisa Girotto, la donna che è morta, la mamma che è morta di tumore, e sapendo che la morte si avvicinava aveva deciso di lasciare alla piccola bambina che è rimasta orfana 18 regali per i suoi primi 18 anni. Da questa storia triste e struggente sarà tratto un film della Lucky Red. Vediamo il servizio. Elisa rivivrà, certo lo farà su uno schermo, e per chi, e sono tanti, ne sente la mancanza da troppo tempo, potrebbe sembrare ben poca cosa. Ma la sua è una storia che ha commosso tutta l'Italia e non poteva non essere raccontata, anche per immagini. Poco più di un anno fa le prime voci di un possibile film, poi le conferme fino alla ufficialità dei produttori della Lucky Red con il via libera alle riprese. 18 regali uscirà nel 2020 e saranno i volti e la capacità interpretativa di due stelle del cinema italiano come Vittoria Puccini ed Edoardo Leo a dare voce al dramma di Elisa Girotto e del marito Alessio Vincenzotto, diretti da Francesco Amato. Il dramma di quei mesi del 2017, quando la giovane mamma di una bella bimba di poco più di un anno aveva scoperto che la sua vita aveva una data di scadenza senza appello. 2 mesi, cancro al seno. 2 mesi nei quali mamma Elisa ha deciso che la sua piccola Anna l'avrebbe conosciuta, e non solo attraverso le foto. Ecco il senso di quei 18 doni, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età, per accompagnarla mano nella mano, anche solo virtualmente. Perché, come ha sempre ricordato il marito Alessio, a Elisa non mancavano forza né coraggio. L'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai.
di credersi fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto. Mamma Coraggio, appunto, l'hanno chiamata, ma in fondo basterebbe mamma. Una storia che ha commosso tutti, che ha portato il comune di Spresiano a intitolarle una sala della biblioteca, una storia rimbalzata in tutta Italia, fino a farne un film che si concentrerà proprio su quei due ultimi terribili mesi. Agli attori, al regista, il compito di narrare una vicenda di amore e di forze incredibili. Anna potrà abbracciare simbolicamente la mamma quando sarà più grande e vedrà il film, ecco perché abbiamo accettato che si facesse, ha detto in questi mesi Alessio. Elisa dunque rivivrà in quelle immagini, ma in fondo Elisa rivive già, anno dopo anno, con i 18 doni a sua figlia, il suo messaggio di amore senza tempo. È un servizio in punta di penna, come diciamo noi, dell'ottimo Nicola Zanetti. Allora, vediamo le ultime notizie che riguardano la questione dei migranti, questa nave Alex, il Viminale dice la Mediterranea rifiuta Malta e provocazione, cioè l'equipaggio della Mediterranea sta dicendo impossibili 15 ore di viaggio, per cui si profila un altro braccio di ferro, probabilmente tenteranno di tornare nuovamente, di puntare al porto di Lampedusa, insomma vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, per ora sono stati trasbordati a Lampedusa 13 fra donne e bambini, quindi diciamo i migranti a bordo della Alex sono ormai una quarantina. Dal Veliero ONG dicono siamo stremati, insomma situazioni difficilissime che purtroppo qui assisteremo, purtroppo soprattutto in questi mesi estivi. Allora siamo arrivati alla fine, abbiamo indossato la maglietta, la difesa è questa, la difesa è sempre legittima, io sto con Walter, c'è scritto qua sotto, e di Walter Onichini abbiamo parlato durante questa trasmissione con un collegamento a Padova con Valentina Visentina e i suoi ospiti, una grande marcia in difesa di questo commerciante che ha difeso la propria famiglia ferendo un ladro che adesso rischia 4 anni e 11 mesi di carcere e anche un risarcimento molto alto per la famiglia del ladro ferito. Io ringrazio molto l'onorevole Silvia Covolo, grazie onorevole. Buonasera a tutti, grazie. A presto, grazie a Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega, grazie Sandonà, ad Alberto Panfiglio, ex sindaco di Cona, grazie buonasera. Sindaco, e a Bruno Augustin Breda, RSU Electrolux, grazie molte. Buonanotte a tutti. Grazie davvero a tutti, ci vediamo martedì prossimo, state con noi con la nostra programmazione e buon weekend. Arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.